Buongiorno, mi chiamo Massimiliano Di Paola e dirigo l'unità di chirurgia generale d'urgenza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. Il nostro è un centro che negli anni ha dedicato tantissima attenzione al trattamento mini-invasivo delle patologie tumorali e funzionali del distretto addominale. Particolare attenzione è sempre stata data alla chirurgia bariatrica e siamo stati onorati di essere tra i centri d'eccellenza accreditati dalla SICO. Presso il nostro centro vengono eseguite la maggior parte delle procedure bariatriche validate dalla FICOB: posizionamento di palloncino intragastrico, bendaggio gastrico in misura minore, sleeve gastrectomy laparoscopica, bypass gastrico laparoscopica, che sono i due principali interventi che eseguiamo, mini bypass gastrico, e poi c'è tutta la chirurgia di revisione, la reduce surgery. La stragrande maggioranza, se non la totalità, degli interventi chirurgici sono eseguiti con approccio laparoscopico. L'arruolamento dei pazienti candidati a chirurgia bariatrica avviene presso ambulatori specialistici dedicati. Durante la prima visita, sulla base delle informazioni raccolte del paziente e sulla base delle comorbidità dello stesso, viene posta indicazione ad un determinato tipo di intervento chirurgico. L'indicazione al primo intervento chirurgico può essere cambiata qualora le indagini preoperatorie facessero emergere contro indicazioni a quel determinato tipo di intervento. Eseguita la prima visita, il paziente viene affidato al team multidisciplinare, quindi eseguirà una valutazione psicologica, una visita nutrizionale e poi successivamente è avviato alla preospedalizzazione, dove verranno eseguite tutte le indagini e le visite specialistiche preoperatorie. Sono la dottoressa Palleschi e coordino la preospedalizzazione chirurgica per i nostri malati di chirurgia bariatrica. Accettiamo pazienti già con un'opzione terapeutica per la loro diagnosi di obesità patologica. Pervengono alla nostra preospedalizzazione già con una gastroscopia eseguita e con una eradicazione per Helicobacter pylori avvenuta. Portano con sé anche documentazione clinica inerente ad eventuali comorbidità associate all'obesità patologica, di cui noi prendiamo atto, e nell'ambito della preospedalizzazione, come già spiegato dai miei collaboratori e già illustrato, definiamo l'idoneità chirurgica e anestesiologica per l'intervento. Il mio ruolo è quello di collaborare con questi specialisti per definire meglio queste comorbidità. Il mio ruolo si conclude con la collimazione di tutte queste attività specialistiche, la definizione con il paziente della indicazione chirurgica conclusiva, eventualmente di un supporto di un colloquio per una definizione ulteriore del colloquio del consenso, scusatemi, all'intervento proposto, e l'avvio al ricovero che avviene puntualmente poche ore prima dell'intervento previsto in sala operatoria. Buongiorno, sono Claudia Mericio, infermiera responsabile del servizio di preospedalizzazione dell'ospedale San Pietro. La preospedalizzazione è una fase pre-ricovero che consente al paziente di arrivare con successo all'intervento. Puntiamo molto sulla qualità del servizio, sull'efficacia e sull'efficienza, applicando protocolli già consolidati e validi nel tempo. Puntiamo anche su quella che è l'informazione sulla fase perioperatoria, somministrando al paziente opuscoli dimostrativi o colloqui individuali. Per quanto concerne la preparazione, il paziente si sottopone a un unico accesso dove verrà sottoposto a indagini strumentali medico-infermieristiche e riceverà l'idoneità da parte del cardiologo e dell'anestesista. Infine, avrà un colloquio con il medico responsabile dei ricoveri, che darà tutte le informazioni necessarie per l'intervento. Grazie per l'attenzione. La nostra esperienza, la prima giornata post chirurgia bariatrica, è caratterizzata dalla mobilizzazione precoce
e dall'inizio della dieta idrica e quindi il paziente inizia a sorseggiare piccole quantità di liquidi chiari che andranno gradualmente poi incrementati fino alla dimissione che avviene in seconda, terza giornata. La dieta inizialmente è esclusivamente liquida per circa 10 giorni, poi ci sarà una fase di dieta semiliquida per 10-15 giorni, poi semisolida e solida. Nell'arco di un mese e mezzo o due si raggiunge l'obiettivo di poter mangiare in piccole quantità quello che uno vuole. I controlli previsti nel post-operatorio sono a 10 giorni circa per la rimozione dei punti di sutura e poi standardizzati a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi dall'intervento, con esami specifici per la valutazione dello stato nutrizionale e il controllo per verificare l'andamento del dimagrimento. È importante ricordare anche che la chirurgia bariatrica pretende almeno una volta l'anno per tutta la vita gli stessi controlli con gli esami del sangue e il controllo dal chirurgo. Quando si parla di chirurgia bariatrica è molto importante che il candidato alla stessa possa interfacciarsi con lo psicoterapeuta. Nella fase preoperatoria viene offerta questa possibilità. Parlare con lo psicoterapeuta significa andare a ragionare sulle motivazioni e le aspettative relative alla stessa chirurgia. Inoltre, nel colloquio preoperatorio viene offerta anche la possibilità di comprendere come mai il paziente nel corso della sua vita ha fallito moltissime diete, ovvero si aiuta il paziente a comprendere le ragioni psicologiche sottostanti le cattive abitudini alimentari. Andare a far acquisire una consapevolezza al paziente significa aiutarlo nel suo percorso post-operatorio. La figura dello psicologo è importantissima anche nel periodo post-operatorio del trattamento del paziente obeso attraverso la chirurgia bariatrica. Questo perché? Perché il paziente, dopo l'intervento, si trova a confrontarsi con un cambiamento delle sue abitudini alimentari, in un processo di rieducazione alimentare, e questo lo porta a confrontarsi con il vissuto sottostante al problema. Ora, un percorso psicoterapeutico quindi ha l'obiettivo di aiutare il paziente a prendere in carico i fattori psicologici, emotivi, relazionali sottostanti al disturbo alimentare, ricordandosi di essere protagonista in questo processo. La valutazione nutrizionale del paziente candidato a un intervento di chirurgia bariatrica è una procedura che si propone di identificare le problematiche nutrizionali del paziente obeso ed intervenire con un piano terapeutico specifico. Nel nostro centro la valutazione clinica dello stato nutrizionale prevede l'anamnesi nutrizionale del paziente, la valutazione antropometrica della composizione corporea con l'esecuzione della bioimpedanziometria, la valutazione dei test di laboratorio e di prove di funzionalità immunitaria, l'utilizzo di indici nutrizionali integrati, utile per l'individuazione dei pazienti malnutriti per eccesso, come spesso sono i grandi obesi, e la valutazione dell'apporto dei nutrienti. Terminato questo iter, si procede alla stesura di un programma nutrizionale personalizzato che il paziente dovrà seguire prima e dopo l'intervento di chirurgia bariatrica, per garantirgli uno stato nutrizionale ottimale. Scopo del monitoraggio nutrizionale postoperatorio è quello di favorire un calo ponderale soddisfacente e duraturo, garantire una corretta alimentazione a lungo termine e prevenire eventuali carenze nutrizionali. Durante i primi 12 mesi dall'intervento chirurgico, noi controlliamo i pazienti mensilmente. In occasione della visita nutrizionale, valutiamo le loro abitudini alimentari onde personalizzare l'alimentazione. Verifichiamo inoltre anche la variazione del peso corporeo, non solo dal punto di vista quantitativo, mediante parametri antropometrici, ma anche dal punto di vista qualitativo, mediante analisi della composizione corporea bioimpedanziometrica tricompartimentale, allo scopo di contenere la perdita di massa cellulare e di massa muscolare che rappresentano la componente metabolicamente attiva del nostro peso corporeo. A completamento del percorso terapeutico per la patologia dell'obesità, la chirurgia plastica si occupa del rimodellamento del corpo dopo l'importante dimagramento avvenuto a seguito dell'intervento bariatrico. Il rimodellamento si ottiene mediante interventi di dermolipectomia, asportando il tessuto in eccesso laddove si accumula, in sede addominali, arti superiori ed arti inferiori.